Ciao, benvenuto in questa lezione dove analizzeremo il leak che hai appena ascoltato. Prima di procedere ti invito a lasciare un bel like, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Il leak comincia con un'anacrusi, per cui una mini cellula che anticipa la prima misura. Questa mini cellula, collocata sul quarto movimento della battuta di anacrusi, presenta una ghost note sul secondo movimento che è collocata al decimo tasto della seconda corda e andiamo a suonarla verso l'alto. Dopodiché andiamo con il nostro primo dito all'ottavo tasto della prima corda e con il nostro terzo dito al decimo tasto della seconda corda. L'effetto di questa anacrusi sarà il seguente. 3, 4. Ok, andiamo a vedere adesso come connettiamo questa parte di anacrusi con il primo movimento della prima misura, che ha una nota di re suonata in bending di mezzo tono. Per cui adesso connettiamo l'anacrusi con il primo movimento. 3, 4. Ok, bene, come puoi vedere adesso abbiamo sul secondo movimento della prima misura una pausa di croma che in realtà va a scandire la fine del bending che abbiamo effettuato sul primo movimento e dopodiché sul terzo e quarto sedicesimo abbiamo un cambio di posizione, per cui andiamo con il nostro primo dito al quinto tasto della prima corda e con il nostro terzo dito all'ottavo tasto della seconda corda. Quindi in realtà il secondo movimento ci è dato da una pausa di croma e due sedicesimi. Andiamo adesso a suonare anacrusi, primo e secondo movimento. 3, 4. Bene, andiamo adesso ad analizzare il terzo movimento, dove abbiamo una ciaccatura slide, quindi dall'ottavo tasto andiamo verso il settimo, plettrando verso il basso. A questo punto andiamo a fare un pull off, quindi strappiamo con il nostro terzo dito per far suonare al quinto tasto della terza corda. Dopodiché andiamo a suonare verso il basso al settimo tasto della quarta corda e strappiamo nuovamente per ottenere un altro pull off verso il quinto tasto della quarta corda. Quindi questo terzo movimento ci è dato da una prima plettrata che va dall'ottavo tasto verso il settimo, dopodiché abbiamo un pull off, poi andiamo a plettrare nuovamente al settimo tasto della quarta corda e un altro pull off verso il quinto. Andiamo a risentire dall'anacrusi fino al terzo movimento. 3, 4. Bene, andiamo adesso a connettere con il quarto movimento, che presenta una organizzazione ritmica simile. Infatti puoi notare che prima del primo sedicesimo del quarto movimento abbiamo una nuova acciaccatura con un hammer-on che parte dal sesto tasto della quinta corda verso il settimo, in questo modo. Dopodiché andiamo a suonare verso l'alto al quinto tasto della quarta corda, settimo tasto della quarta corda e quinto tasto della terza corda verso l'alto. Quindi, analizzando solo il quarto movimento, abbiamo questo. Ok, andiamo ad ascoltare adesso dall'inizio. 3, 4. Bene, siamo pronti adesso per approdare alla seconda misura, dove abbiamo una plettrata verso il basso che lancia una serie di 4 biscrome, per cui abbiamo dal settimo verso l'ottavo con uno slide, torniamo indietro con un altro slide e facciamo un pull off verso il tasto 5. Te lo risuono. A tempo sarà. Ok, 1, 2, 3, 4. Questo gruppo di biscrome quindi va a coprire i primi due sedicesimi del primo movimento. Gli altri due sedicesimi sono suonati dalla nota di La al settimo tasto della quarta corda, dopodiché andiamo a fare un pull off verso il quinto tasto della quarta corda.
Andiamo a suonare semplicemente il primo movimento della seconda misura. 3, 4. Ok, adesso andiamo a connettere dall'inizio, quindi facciamo anacrusi, l'intera prima battuta e il primo movimento della seconda. 3, 4. Bene, il secondo movimento della seconda misura è composto da 4 sedicesimi, dove abbiamo nuovamente il nostro hammer-on che parte dal sesto tasto e arriva al settimo, ma suonato a mo' di acciaccatura, in questo modo. Dopodiché andiamo a suonare verso l'alto al quinto tasto della quarta corda, poi saliamo su al quinto tasto della quinta corda e facciamo uno slide discendente verso il terzo tasto della quinta. Quindi in realtà abbiamo semplicemente 3 plettrate. La prima eseguita sul sesto tasto della quinta corda a mo' di acciaccatura, la seconda verso l'alto sul quinto tasto della quarta corda e la terza al quinto tasto della quinta corda. Il quarto sedicesimo è un movimento discendente slide verso il terzo tasto. Andiamo adesso ad ascoltare dall'inizio fino al terzo movimento della seconda battuta. 3, 4. Ok, il terzo movimento è organizzato come il primo della seconda misura, per cui abbiamo un gruppo di 4 biscrome dove la prima plettrata lancia una serie di slide, quindi dal quinto verso il sesto, poi torna indietro verso il quinto nuovamente e poi abbiamo nuovamente il nostro pull off, come è accaduto precedentemente, verso il terzo tasto. Gli altri 2 sedicesimi sono organizzati con una plettrata verso il basso al quinto tasto della sesta corda e una plettrata verso l'alto al terzo tasto della quinta corda, che è anche connessa al quarto movimento della misura stessa. Quindi andiamo a risuonare l'intero lick. 1, 2, 3, 4. Bene, per questa lezione è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto. In tal caso ti chiedo di lasciare un bel like, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. In questo modo non ti perderai i prossimi video. Alla prossima!